Parlando di intelligenza artificiale, ci sono alcune criticità che devono essere sicuramente affrontate, che riguardano il fatto di lavorare con un sistema che non preveda dietro una modellazione fisica del problema, quindi lavorare soltanto con dei dati, con l'analisi di dati e dei rapporti mutui fra questi dati, senza crearsi un modello fisico dietro. Ecco, io credo che questo tipo di approccio, che viene normalmente utilizzato in tanti settori, debba essere in qualche modo modificato quando parliamo di strutture e debba comunque accompagnarsi all'idea di avere un modello fisico, un modello che spiega la fisica del problema, che permetta di dare un'interpretazione di quello che l'intelligenza artificiale scopre. Scopre un malfunzionamento, un qualcosa, quindi un'anomalia nel funzionamento, per risalire a quello che poi è realmente il difetto, credo che sia inevitabile da una parte l'intervento umano, quindi l'intelligenza umana oltre a quella artificiale, e dall'altra ricorso a modellazioni più o meno spinte che possano aiutare a spiegare il fenomeno, così come l'algoritmo ci ha aiutato a definire e a vedere dai dati che è a sua disposizione.